Ciao, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono super super emozionata perché aspetto di spacchettare questo pacco da circa 20 giorni. Si tratta di un pacco Shein, avrete sicuramente letto il titolo, quindi non c'è bisogno che vi dica che cosa andiamo a fare oggi. Prima cosa, non so se vi piace il mio look, è un look che ho replicato e che ho spiegato nel video precedente, dedicato a tre acconciature per capelli sporchi quando non hai tempo di lavarti i capelli. Questa era l'acconciatura dedicata al lavoro o alla scuola e l'ho replicata anche oggi perché anche oggi non avevo tempo di lavarmi i capelli e quindi ho voluto replicarla. Se vi piace l'acconciatura mi raccomando andate nel video che vi lascio qua su per andare a vedere come l'ho realizzata. In quel video ci sono anche altre due acconciature super super belle. Beh, bando alle ciance, che io ciancico sempre tanto. Adesso vi lascio subito al video, ma prima sigla! Ok, sono molto emozionata. Il pacco che andremo ad aprire è un pacco di Shein, ve l'ho già detto prima, vabbè. Ed è questo qui, cioè è gigantesco. È gigantesco perché dentro non ci sono vestiti, ma ci sono prodotti beauty, skincare, anche capelli e soprattutto makeup. Premetto che questo sarà il primo video di una serie che continuerà, penso, per 3 puntate, immagino sì, perché sarà un video in cui testerò tutte le cose che sono qui all'interno. Oggi sarà la prima puntata e la chiamiamo unboxing, dove andrò ad aprire il pacco, e nelle puntate dopo ci sarà la puntata dedicata a un prodotto in particolare di Shein, la puntata dopo un altro prodotto e magari nella puntata dopo questa ci sarà la puntata in cui vado a testare letteralmente tutti i prodotti makeup che ho acquistato. Però non sono dei prodotti makeup normali o semplici, ma sono i prodotti makeup più strani di Shein. Volevo fare qualcosa di diverso e nulla, questo è il diverso che mi è venuto in mente. Apriamo subito questo pacco perché non vedo l'ora. Non so neanche se vorrò fare un taglio a questo video, perché faccio sempre i video in cui faccio tagli, ci metto un po' tanto, quindi questa volta forse voglio essere naturale. Questa sono io, questa è Valentina quando fa i video, ovvero una Valentina che può sbagliare grammaticalmente parlando e una Valentina che parla tanto. Sì, perché io sono una persona che parla tanto. Apriamo il pacco. Vorrei avere un tavolo, così riuscite anche a vedere io che apro il pacco. Questo non è un tavolo ma è la mia sedia. E nulla, apriamo questo pacco perché sono super emozionata. Sarebbe divertente fare un video senza tagli. Oh no, vabbè, ci sono cose che manco ricordavo di aver mai ordinato. Ovviamente vi lascio l'immagine qua se ce l'ho. Ho acquistato questo prodotto e questo prodotto non è altro che sono lunghissimi. Un pacco di bigodini per fare i capelli a onde. Allora, io ho già fatto un video in cui testo un prodotto del genere, ve lo lascio qua su, ed è il video dedicato al fare i capelli mossi senza utilizzare piastre o senza utilizzare il calore. Ci sono due metodi, i bigodini classici, quelli là a tubo intorno alla quale vai a mettere i capelli, e i bigodini come questi all'interno della quale vai a mettere i capelli. Però i bigodini che avevo provato la scorsa volta erano dei bigodini così, com'è che si dice? Ondulati? No, ondulati, che sto dicendo? Dei bigodini a boccoli. Mentre questi sono dei bigodini a onde. No, beh. Ok, ci sarà un altro video, perché in un video dovrò testare assolutamente questi bigodini. In realtà mi aspettavo fossero più corti, dato che io ho i capelli corti, ma vabbè. I miei capelli sciolti non sono così lunghi, sono molto più corti, però vabbè. Non fa niente, ho sbagliato acquisto, in teoria non dovevo acquistare questo prodotto, ma un prodotto un po' più corto, ma non fa niente, comunque l'idea è quella lì, dentro ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 bigodini, quindi ce li faremo bastare, se bigodini qua, altrimenti sì, perché ne ho comprati solo 12, vabbè, dai. Comunque, vi lascio il video qua su di un video in cui ho provato un prodotto simile. Così, no. Mentre aspetta. Oddio. Ok. Mi sa che lo voglio fare senza tagli questo video, perché voglio farvi vedere cosa c'è dietro le quinte. Dietro le quinte di questi momenti. Ora mi sto già impappinando. Sto in ansia. Vi lascio qua su. Vabbè, insomma, prima. Lasciamo perdere. Mi avete capito, no? Ci sarà un video dove mostro come si utilizzano. Nel mentre che aspettate il video in cui utilizzo questi bigodini, andatevi a vedere quel video là. Poi, no,
poi all'interno del pacco c'è anche questo, che non vedo l'ora di provare. Io adesso lo apro, poi lo aprirò nel video dedicato a questo prodotto. Questo prodotto non è altro che l'aspira punti neri. Io ho una pelle che in realtà non è poi così propensa a questo tipo di prodotti, perché già ho la pelle sensibile, ho la pelle che soffre di tante malattie. Magari un giorno faccio un video in cui vi spiego la storia della mia pelle, che è una storia disastrosa, e ho paura di peggiorare la situazione. Però sono una crazy fashionista e so per certo che l'avrei fatto. Prima o poi sarebbe arrivato il giorno in cui avrei provato questo prodotto, quindi per supportarmi e per ringraziarmi del fatto che sto andando a testare questo prodotto su una pelle sensibile, per me, per voi, ma soprattutto per me, perché in realtà mi piace fare queste cose, lasciate un like di supporto, insomma. E nulla, questo è il prodotto, io l'ho scelto giallo, se vabbè, rosa, e qua ci sono le quattro punte di ricambio di questo aspirapunti neri. È fatto così, ma poi tanto lo testerò in un video prossimo, perché farò un video in cui testerò tutte queste cose. Questo è. Vedete? Sì. Ok, che sono molto in ansia, perché ci sono altri prodotti che devo guardare. Poi, siamo già a 6 minuti. Qua ci sta Sheglam. Wing It Waterproof Liner Duo. Che è questo? Ah, ho capito! All'interno ci sta un eyeliner con la doppia punta. Ve lo mostro qua. Immagino sia quello, sì. E questo è uno di quei prodotti make up strani che proverò poi la prossima volta. Anzi, facciamo così. No, dopo vi mostro le cose make up. Quelle sono le cose. Quello è un coso capelli. Questo è un coso per la pelle. No, vabbè. Vabbè, facciamo tutto a casaccio, non fa niente. Oddio! Qua ci sono i pennelli più strani. Allora, siccome avevo già intenzione di fare il video in cui provo i prodotti make-up più strani di Shein, ho deciso di acquistare anche dei pennelli. I pennelli più strani che ho trovato su Shein sono questi. E sono praticamente dei pennelli che hanno il manico in questo modo, vedete, il manico a unicorno e le punte su le punte. Sì, le punte super colorate, vedete? Così. Sono molto fighi questi pennelli. Vabbè, tanto ci sarà un video dedicato a questi, ai prodotti make up, quindi io ve li mostro così, ma non vado ad aprirli, capito? Poi ho acquistato queste ciglia finte che hanno la particolarità di essere calamitate. Ovvero sono delle ciglia finte che si attaccano all'occhio senza l'utilizzo della colla. Quindi io vado praticamente ad utilizzare questo eyeliner calamitato, vado a tirare la linea d'eyeliner e poi vado a posizionare queste ciglia finte sull'eyeliner. Non vedo l'ora di provarlo e spero che anche voi non vedete l'ora di vedere me che testo tutte queste robe strambe. Quindi mi raccomando, seguite questa serie e scrivete giù nei commenti hashtag #ShaneDumaBuy. Vabbè, a fine video vi dico bene che cosa scrivere giù. Poi quest'altro, quest'altro prodotto invece è il dupe, è il dupe del Foreo e non vedo l'ora anche questo di provarlo. Oddio, non vedo l'ora di fare tutti i video inerenti alla serie di Shein. Vi lascio qua l'immagine di questo prodotto, l'ho pagato se non sbaglio meno di 10 euro, il Foreo costa più di 100 euro, quindi top. Cioè, top per me che ho risparmiato, ma non so quanto top per la mia pelle che andrà a testare un dupe di meno di 70 euro rispetto all'originale. Vabbè, poi qua ci sta invece una bella etichetta con scritto Made in China. Quindi vabbè, dai, non per forza una cosa Made in China, una cosa brutta. E qua ci sta lo Shaping Wax Sheglam Eyebrow. Ah sì, ho capito cos'è. È il sapone, per la saponetta per tenere le sopracciglia. Questo anche era uno dei prodotti strani che avevo trovato per le sopracciglia. Ovviamente ci sono dei prodotti che ho ritenuto strani, ma che in realtà non lo erano, perché ci sono già prodotti di questo tipo in commercio. Però dovevo comunque trovare le cose più strane su Shein, e queste sono le cose più strane di Shein che ho trovato. E anche questo lo testerò in un prossimo video. Comunque questo video ha più l'obiettivo di mostrarvi cosa ho acquistato, e se volete sapere che cosa ci sta
da Shane di particolare per quanto riguarda skincare, capelli oppure make up. In questo video praticamente vi sto anticipando che cosa potete trovare di sfizioso. Poi c'è questo, che invece è un packaging completamente schiacciato bene, anzi non benissimo, e questo dovrebbe essere il madonna, non c'è scritto niente. Ah, Skinny Brow Pencil, ve lo lascio qui perché tanto io ho ancora l'ordine salvato sul mio smartphone. E questo qua è la matita per sopracciglia. Io comunque vi lascio le foto qui, quindi riuscite a vedere che prodotti sono e cosa c'è all'interno di questi packaging. Non li apro adesso perché li voglio aprire nel video dedicato al make up. L'avrò detto mille volte, vabbè, non lo dirò mai più, capito? Ok. Qua invece ci sta, qua c'è l'eyeliner 2 che vi ho presentato prima. Alla fine sto facendo tutto a casaccio. Poi qua, questo so che cos'è, mi sono completamente dimenticata di averlo acquistato. Ho acquistato la palette più strana di Shane, che in realtà non è la più strana, però è quella più colorata, ma quella che più si addiceva ai miei gusti per quanto riguarda i colori in generale, non i colori sull'occhio, sul make-up, perché sul make-up tendo ad utilizzare soltanto il rosso, il viola, il marrone. Non sono mai andata ad utilizzare colori di questo tipo, però nell'abbigliamento adoro questi colori, o comunque adoro questi colori in generale. Voglio mostrarvela questa palette, perché sì, vi lascio la foto qui, però magari se ve la mostro è anche un po' più divertente, tanto poi nel video prossimo mi devo letteralmente truccare con i trucchi più strani di Shane, quindi tanto vale mostrarvela adesso. Ok, no, non ve la posso mostrare adesso perché è ulteriormente incartato. Allora, io ho acquistato la Stay Fuego di Shane e vabbè, vi lascio l'immagine per forza, non voglio aprirlo. E lascio l'immagine qua, e questi sono i colori che troverete all'interno. Ed è la palette che aveva i colori più particolari e con più contrasto colore. Quindi adoro questa cosa. Sono già finite le cose. Ah no! Oh, meno male! Qua invece ci sta un set di pettini. E vi lascio qua l'immagine di che set ho acquistato. Ed è un set con all'interno un pettine a denti larghi. Meno male che l'ho acquistato sto pettine, perché ne ho tanti simili ai denti larghi, ma non ho nessun vero e proprio pettine coi denti larghi. E li volevo per pettinarmi sotto la doccia, per fare acconciature che non mi tirassero troppo i capelli, quindi top, soprattutto perché ho i capelli decolorati, perché mi tengo spesso, e quindi ho i capelli rovinati, e più i pettini sono sottili, più le punte dei capelli mi vanno a morire. Non so se si può dire che le punte vanno a morire, non credo che si possa dire, però insomma avete capito il concetto. Poi all'interno ci sta invece un altro pettine, anzi questo ve lo voglio mostrare perché altrimenti ci sta un altro pettine con la punta in questo modo, perché non ce l'avevo e mi serve per andare a fare queste linee super super precise, vedete? E all'interno abbiamo anche uno spazzolino da denti. No, non è vero, non è uno spazzolino da denti, ma è quello spazzolino che serve per fare queste decorazioni qua ai capelli. Insomma, quelle onde che vanno super di moda nello stile bad girl. Vorrò un giorno andare a provare a fare una pettinatura di quel tipo, ovvero una pettinatura con quelle onde lì. Insomma, poi qua ci sta. Ok, so che prodotto è questo. Meno male. Qua invece ci sta un altro prodotto make up. Aspettate. Qua ci sta un altro prodotto make up che in realtà non ho mai visto in commercio. Io non ho mai visto una doppia cipria, che nella parte superiore è una cipria compatta e nella parte inferiore è una cipria in polvere libera. Ed è pazzesca, cioè pazzesca, non l'ho ancora provata. Questo è il pack esterno, o almeno il pack in scatola. E qua vi lascio l'immagine della colorazione che ho preso io e del prodotto che è in realtà all'interno. Ed è super super figo, cioè non vedevo l'ora di provarla questa cipria. E spero che siate curiosi anche voi di sapere come funziona, perché cavolo, è una cipria con all'interno due ciprie, quindi nel caso in cui finisce una ce n'hai un'altra sopra, e nel caso in cui una non ti piaccia ce n'hai un'altra sotto di riserva. Costa soltanto 6 euro, quindi direi proprio top. Poi
ho altri prodotti all'interno di questo pacco e sono soltanto 3, quindi il video sta per finire. Meno male, non farò tagli in questo video, durerà 16 minuti, quindi ci può stare, tanto... Vabbè, dipende, se odiate le persone che parlano veloce quanto me e che fanno. Continui errori grammaticali, quella sono io, perché a scrivere sono una spada, nel parlare mi impappino sempre, vabbè. E qua ci sta il Loco for Coco, il Grand Fruit Glow e il Green Apple Envy, che sono 3 maschere, cioè questi prodotti sono fighissimi, vi lascio qua l'immagine. L'ho acquistati perché sono davvero strani, non ho mai visto una roba del genere, o forse esistono già queste cose, però io non le ho mai viste. Sono praticamente, io ve li faccio vedere così, anzi vi faccio vedere direttamente il pacco. Sono praticamente dei lucida labbra che fanno anche da maschere per le labbra, quindi sono dei lucida labbra che potete... dei gloss, ecco, che luce labbra, dei gloss che potete utilizzare durante il giorno per avere, insomma, le labbra molto più plump, e la notte invece potete utilizzare questi gloss come maschere per le labbra, letteralmente, sono sia dei gloss che delle maschere. E praticamente ho preso 3 gusti che sono il cocco, la mela verde e grapefruit, che cosa significa? Pompelmo. E ovviamente hanno anche la loro profumazione e il loro gusto, non so se si possano mangiare, poi vedremo nel prossimo video. Insomma, questo è lo shopping che ho fatto, l'haul che ho fatto da Shein. Spero che vi siate divertiti, che vi abbia fatto compagnia. Fatemi sapere giù nei commenti se vi piacciono queste tipologie di video in cui vi mostro tutto quello che ho comprato senza filtri e senza tagli, ovvero... Fatemi sapere se vi piacciono questi video in cui non taglio il video, va bene, sì. E quindi questi video in cui vi mostro per quella che sono letteralmente tutti i giorni della mia vita o i giorni in cui sono felice, perché oggi sono felice, altri giorni invece sono molto ansiosa e quindi non sono molto felice, ma vabbè. E sì, lasciate un like, scrivetemi giù nei commenti, l'ho detto, e scrivetemi giù nei commenti anche... quale video volete la prossima volta, ovvero il video in cui provo i trucchi più strani di Shein, il video in cui provo l'aspira punti neri di Shein, il video in cui provo i bigodini beach wave di Shein, oppure il video in cui provo il dupe di Foreo di Shein. Fatemelo sapere giù nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi al canale se volete entrare a far parte anche voi di questa community di Crazy Fashioniste. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Crazy Fashioniste!